Buongiorno Brunella, buongiorno Regione. Tante notizie e una piccola sorpresa al fondo di questo collegamento. Intanto il traffico al momento è assolutamente tranquillo. Oggi effettuiamo controlli di velocità sui corsi Grosseto, Trapani, Giulio Cesare, Tazzoli, Francia, Vercelli, Casale, Lungostura Lazio e via Botticelli. Divieto di transito in via Principessa Clotilde tra via Bonzanigo e corso Principe Oddone per lavori edili. Semafori in manutenzione oggi e domani in corso Francia, angolo via Rieti. Continuano ad essere in manutenzione quelli di via Onorato Vigliani, angolo via Sette Comuni. Sino al 26 maggio all'Ingotto Fiere, oggi e domani affidabilità e tecnologia. Dalle ore 9:30 riprese del programma televisivo Ti ci porto io in piazza Don Albera. Ci informano i tecnici della provincia che dalle 8 dalle 18 di oggi pomeriggio in strada Traforo del Pino sarà aperto il bypass, quello che consentirà l'inizio dei lavori sul viadotto. Sono previsti ulteriori rallentamenti. Per quanto riguarda la GTT, il passaggio dei mezzi pubblici alle fermate è assolutamente regolare, ma attenzione, venerdì sciopero dei mezzi pubblici da diverse sigle sindacali. Fasce protette, metropolitana, servizio urbano e suburbano dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Autolinee extraurbane, linea 19, servizio ferroviario, dall'inizio del servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30. Prima di restituirle la linea, vi presento una piccola clip, un piccolo filmato realizzato dai bravissimi ragazzi dell'ITIS Avogadro. Hanno vinto due premi, quello della Polizia Municipale di Milano, sono premi nazionali, e anche il concorso della Polizia Stradale, concorso Icaro, riguarda la sicurezza stradale e il titolo in pratica è Lancio Sfortunato, per ricordare a tutti che guidare, stare sulla strada non è una causa di sfortuna, ma bisogna stare sempre particolarmente attenti. A voi il filmato dei ragazzi dell'ITIS Avogadro. Buona visione. Bene, grazie a Walter Gerbi e complimenti ai ragazzi dell'Istituto ITIS Avogadro di Torino.